La motivazione è quella di creare all'interno di una città e in una anche particolarmente facile da vivere come la nostra, di creare delle aree dove sia più piacevole vivere all'aperto e insieme, che dove possa riunirsi la collettività. Le stelline disegnate alla fine di Via Mazzini è la terza parte di un progetto, ha spiegato la sindaca Scardellato, presentato già alla comunità, non solo. Tra l'altro il video della professoressa di questa illustrazione è ancora su YouTube, quindi la spiegazione, la illustrazione degli interventi era nota da tempo. Aree dove continua non vorremmo lasciare il predominio dell'auto. L'esempio è il ponte del Gattolè, dove è stato ricavato uno spazio vivibile, ma anche l'intervento in Piazzale Europa è da evidenziare, continua la Scardellato, trasformato in un polmone verde. Le stelline sono il terzo intervento, una zona promiscua dove la precedenza ce l'hanno i pedoni, poi i ciclisti e infine le auto. L'auto deve passare, ma il limite è di 20, può passare, dice, ma pianissimo. Quindi lo scopo è far andare piano la macchina e queste stelline e queste pavimentazioni particolari servono a rendere evidente che quella è un'area di uso promiscuo e che quindi la macchina deve andare molto piano. Sulla questione sollevata dalle opposizioni, che qualsiasi segnaletica deve essere autorizzata dal Ministero dei Lavori Pubblici. Questa è una cosa tecnica che verrà verificata, non lo so. La professoressa Viganò mi ha detto che è stata fatta in altre parti d'Italia, cioè non siamo noi gli unici sperimentatori, e l'ha già fatta altrove, e quindi adesso verificherò.